Avete mai sentito parlare della AIIP? È l'Associazione Italiana Internet Provider, dove provider è un'azienda di servizi che dispone di computer sempre connessi ad internet tramite delle linee speciali. Ad essi, attraverso una normale linea telefonica e un modem, si possono collegare gli utenti abbonati, avendo così accesso alla rete. Questa associazione italiana si è costituita nel giugno del 1995, agli albori della rivoluzione internet nel nostro paese. Il presidente è Giovanni Zorzoni. Ieri, 14 settembre 2022, ha diramato un comunicato stampa nel quale dice di essere molto preoccupato per il razionamento energetico, perché potrebbe incidere sulle telecomunicazioni e quindi su internet e sulle telefonate. Leggiamolo assieme. Razionamenti energia. AIIP lancia l'allarme. Scongiurare il rischio blackout della rete telecomunicazioni italiana. Il presidente Zorzoni. Se non si agisce subito, razionamenti non ordinati dell'energia elettrica potrebbero diventare una concreta minaccia per la stabilità delle comunicazioni elettroniche e la disponibilità dei dati. Chiesti un tavolo urgente ai ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, Agicom e Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e l'istituzione di un registro nazionale dei POD che alimentano centrali e apparati. Milano, 14 settembre 2022. Le limitazioni all'erogazione dell'energia elettrica, così come proposto nel piano europeo per la riduzione dei consumi presentato ieri a Strasburgo, se non coordinate correttamente, possono costituire una seria minaccia alla sopravvivenza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e alla disponibilità di dati e servizi di interesse pubblico. A dirlo è la AIIP, Associazione Italiana Internet Provider, che in queste ore ha lanciato l'allarme chiedendo al governo garanzie concrete sul fatto che non ci sarà il blackout per la rete telecomunicazioni italiana. Da molti mesi sappiamo che, a fronte del crescente rischio concreto di razionamento, l'unico modo per calmierare i picchi elettrici nell'arco di una giornata consiste nel limitare i contatori riducendo la potenza elettrica rispetto a quella inizialmente contrattualizzata, spiega il presidente di AIIP, Giovanni Zorzoni. Se questa operazione troverà concreta realizzazione, senza escludere i contatori che alimentano gli elementi di rete degli operatori TLC, la rete italiana andrà incontro ad un sicuro collasso. Infatti, se i siti trasmissivi, POP, armadi attivi, siti di rigenerazione, verranno limitati da remoto a meno della potenza necessaria al loro funzionamento, smetteranno di funzionare a macchia di leopardo, provocando un effetto a catena di dimensioni nazionali con interruzioni generalizzate, con conseguenze devastanti e non prevedibili. Per scongiurare il pericolo di blackout dei servizi di telecomunicazione, AIIP propone di creare una whitelist dei POD, che sono i codici dei contatori, in bassa tensione degli operatori di telecomunicazione da trasmettere a e distribuzione. In questa maniera, è questo l'auspicio dell'associazione, in caso di limitazioni, queste non andranno a colpire gli elementi di rete degli operatori. La situazione è grave, ribadisce Zorzoni. Per questo chiediamo che il governo istituisca un tavolo tecnico urgente affinché i benefici che derivano dalla protezione delle reti di telecomunicazione non vengano minacciati da quello che, di fatto, sarebbe il marginale risparmio energetico derivante dalla limitazione selettiva di determinate reti.
abbiamo lanciato il nostro appello ai ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, ma anche ad AGCOM, alle altre autorità e all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che abbiamo incontrato solo pochi giorni fa. L'auspicio di AIIP è che, grazie anche al contributo dell'associazione, le autorità competenti possano raggiungere una piena consapevolezza delle interazioni tra sistemi cloud-centric e quindi delle possibili ripercussioni che potrebbe provocare un razionamento indiscriminato dell'energia elettrica. Riassumiamo. Ci hanno obbligati ad indossare la museruola per impedire che potessimo comunicare dal vivo e allo stesso tempo hanno introdotto il metro di distanza di sicurezza. E adesso cosa fanno? Ci impediscono anche di comunicare da lontano, razionando le telecomunicazioni. Avete capito qual è il loro piano? Vabbè, ma Mimar è solo un complottista. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.